Ed eccomi arrivato anche dopo tanto, un bel viaggio lungo, arrivo da Lecce, arrivato a Prato Vecchio, 7 ore, sveglia alle 5 del mattino, partenza alle 6 con un mio caro amico, siamo muniti di buone speranze, siamo giunti qua a Prato Vecchio appunto perché era importante esserci, è importante sotto tanti punti di vista, uno perché comunque l'invito che mi è stato rivolto da Pau e da tutti i Negrita è un invito a cui non potevo assolutamente rifiutare, come dicevo qualcuno, qualche personaggio famoso, e poi perché comunque è anche importantissimo, rappresentando la Sicilia a nome di tutti gli amici che aderiscono e sono sempre solidali ad un certo tipo di sensibilizzazione anche che c'è per determinate storie allucinanti o oserei dire in questo caso scandalose, era giusto appunto aderire al movimento di tutti gli operai dello ska, perché in effetti bisogna dare ancora più voce, visto che noi come artisti possiamo farlo, a quello che è una problematica che in questo momento in Italia è quasi epidemica. Ci sono tanti personaggi che si muovono nel mondo dell'imprenditoria che piuttosto che pensare di rinforzare il cosiddetto Made in Italy o di dare ancora più supporto a quella che è la nostra forza lavoro, si rivolge ovviamente schiavizzando poi anche cittadini di altre parti del mondo, si rivolge all'estero per avere un tornaconto personale non indifferente, costi e spese molto più bassi, ma non per questo altrettanto soddisfacenti, perché non ci dimentichiamo che in effetti qui si lavora con dignità, qui si fanno delle manifatture, dei prodotti che in effetti sono un'invidia anche per tutto il mercato internazionale, e togliere il lavoro così un numero grandissimo di operai e quindi ovviamente di conseguenza anche a tante famiglie il mangiare dalla bocca è una cosa indecente, non potevamo starcene fermi, hanno fatto benissimo i ragazzi Negrita a sposare subito l'iniziativa, anzi a sollevare un bel polverone, e sono super felice nel mio piccolo di aver aderito insieme a tanta altra gente che in effetti questa sera sarà qui con noi, quindi è anche un pretesto anche per incontrarsi ancora una volta, rinnovare quello spirito d'amicizia che tutti i musicisti dovrebbero avere e che non tutti hanno, però noi ce ne freghiamo degli altri, chi cacchio se ne frega, noi siamo quelli che in effetti si vogliono bene, quelli che non hanno assolutamente invidia, quelli che anzi vogliono pomiciare con i loro strumenti tra loro, vogliono confrontarsi, vogliono avere dei bei scambi emotivi quasi telepatici in tempo reale sul palcoscenico, e questo poi tutto in funzione anche di una grande iniziativa. Siamo qui, Prato Vecchio, lo ska sempre presente e vive la manifestazione.